Radio Tausia l'anno scorso sul Monte Zoncolan, quest'anno a Cividale del Friuli. Amici di Radio Tausia, un saluto da Max Wide. Oggi non siamo in Alto Friuli, siamo a Cividale del Friuli perché proprio qua passerà il Giro d'Italia per la 19ª tappa Marano Lagunare Castelmonte, e assieme a Kiko Sound faremo delle interviste, quindi andremo in questa bellissima città nel centro storico dove intervisteremo le persone e vedremo insomma come andrà questo Giro d'Italia. Ci vediamo dopo, un saluto! Eccoci qui in diretta su Radio Tausia per il Giro d'Italia. Siamo con il signor Piero. Signor Piero, lei è un volontario della Protezione Civile. Che cosa significa per lei essere qui al Giro d'Italia? Niente, fare il mio servizio di volontariato al servizio delle persone, della popolazione, di tutto, dello sport, di tutto quello che rappresenta l'Italia. Eccoci amici di Radio Tausia in Corso Mazzini, Cividale del Friuli, con la signora Rita. Signora Rita, allora oggi transita al Giro d'Italia qui a Cividale. Lei è di Cividale? No, sono da San Donà di Piave. San Donà di Piave addirittura. Ecco, quindi ha fatto un po' di chilometri insomma. Un po' di chilometri per vedere il giro che passa, che è sempre un avvenimento un po' particolare. Ecco. Ecco, quali sono le attese? Le attese solo di vederli passare, di riconoscere magari un italiano tra i tanti, forse, se riesco, tutto qui. Signore, buongiorno, due domande, siamo in diretta su Radio Tausia, sale l'attesa. Nix. Ah, ecco, quindi. Grazie. Buongiorno, eccoci, siamo su Radio Tausia col signor Alessio, buonasera, buongiorno. Sale l'attesa, cosa si attende da questo Giro d'Italia che transiterà proprio qua, Cividale? Buona domanda, non lo so, adesso vediamo, io sono un ciclista appassionato e quindi dal Giro d'Italia ci si aspetta tanta gente, tanti appassionati e che vinca il migliore, ma soprattutto chi farà il tifo faccia un tifo adeguato alle persone che salgono, ai ciclisti che salgono, in modo che non li metta a rischio, ecco, questa è la cosa più importante. Ragazze, buongiorno, siamo in diretta su Radio Tausia. Allora, cosa vi aspettate da questo Giro d'Italia che transiterà proprio qua a Cividale? Già visto! Già visto in televisione? Sì, esatto. Non so. Neanche lei non sa? Sarà bellissimo. Sarà bellissimo, questo ci piace. Eccoci amici di Radio Tausia, sempre con Max Wide e alla telecamera Kiko Sound. Siamo con il signor Romano Podreca. Buongiorno. Buongiorno signor Romano, lei di dov'è? Cividale, nativo di Cividale. Vecchia gloria. Ah, una vecchia gloria quindi. Sono del 37, 84 anni. Beh, complimenti insomma, Allora, quali sono le attese per questo Giro d'Italia che transiterà proprio qui a Cividale? Comunque ogni anno è stata insomma, programmata bene, e, insomma, però sembrava che le cose non andassero per la quale, invece va tutto a gonfie vele. Benissimo, e tra l'altro si respira un'atmosfera fantastica. Anzi qui a Cividale come aria proprio, aria sana, magari sempre così. Avete capito, quindi questa è Cividale, questo è il Giro d'Italia. Ragazzi, buongiorno, siamo diretta su Radio Tausia. Le aspettative, arriviamo dall'Alto Friuli, Radio Tausia. Allora, le aspettative per questo Giro d'Italia che transiterà proprio qua a Cividale. E cosa dobbiamo dire? Ecco, cosa si aspetta da questo Giro d'Italia? Rabi? Tu invece cosa ti attendi? No, ma tipo, che aspettative? Chi vince? Oggi? Oggi vince Tonelli. Niente, sono impegnati col gelato. Signora, buongiorno, siamo in diretta su Radio Tausia. Come si chiama? È Sara. Chi passa oggi? Il Giro d'Italia, ovviamente. Passa il Giro d'Italia qui a Cividale. Quali sono le aspettative? Le aspettative sono di una bella eco, di un bel richiamo, e che Cividale sia
assolutamente conosciuto e apprezzato per quello che è un posto bellissimo. Ecco, tra l'altro ci sono tantissimi bambini che stanno giocando in questa bellissima piazza. Sì, ed è molto allegro ed è anche abbastanza insolito vedere tutti questi bambini e fa molta allegria. Con due bellissime ragazze, siamo qui a Cividale come sempre per il Giro d'Italia. Allora, quali sono le aspettative? Niente, molto bello. È molto bello? Sì, è stata una bella gara, sì. Beh, non sono ancora passati però, eh. Boh. C'è stato un giro immaginario. Esatto, beh, sono passati, adesso. Bene, Kiko, rimaniamo in attesa che passi veramente il giro. Sono venuta più per la festa. Ti piace Cividale? Com'è l'atmosfera? Bellissima, di là poi sarai pienissimo. Se vai per di là, stanno già proprio festeggiando. Quindi dopo si va a ballare? Spritz dopo. Dopo è spritz. Grazie mille, sì. Ciao. Buongiorno, siamo col signor... Presentati te prima. Max White di Radio Tausia. Lei chi è? Simone. Simone, allora chi vince questa tappa di Marano Cividale? Sbagliata, perché non sto seguendo, sai, niente di niente, per cui... Buongiorno ragazzi, siamo in diretta su Radio Tausia con... Con Alex. Allora, quali sono le aspettative per questo Giro d'Italia? Molto buona. Molto buono? Molto buono. Fai festa più tardi? Sì, sì. Grazie ad Alex. Prego. Abbiamo qua un ciclista, ciao, siamo con... Non parlare italiano. Non parlare, ma parli bene italiano tu? No, no. Come no? Poco. Poco, poco. Chi vince la tappa del Giro d'Italia? Richard Carapaz. Richard Carapaz. Bene, grazie. Signore, buongiorno, siamo in diretta su Radio Tausia, ma chi vince oggi questa tappa? Ah, guarda, non ho idea perché sono turista. E lei invece? Anch'io non ho idea, sono turista. Vince lì? Io spero il più bravo. Il più bravo? Dai. E questa atmosfera qui a Cividale? Ah, perfetta, guarda, per passare un paio di giorni, perfetta. Poi col Giro d'Italia è super. Non parlo bene l'italiano. E di dov'è lei? Dalla Svizzera. Dalla Svizzera lei? Anche. Due svizzere in diretta su Radio Tausia. Il Giro d'Italia, dai. Eccoci con... Nicola. Nicola del Giro d'Italia, passione infinita. Nicola del Giro d'Italia, cosa stai vendendo? Vendiamo dei gadget per colorare le strade di rosa. Sono dei gadget per i bambini, i cappellini, gli occhiali, i palloni, un po' di tutto per i bimbi e anche per i grandi. Cosa pensi di questa atmosfera qua a Cividale? A me piace in particolar modo, sono stato anche ieri sera ed è un bel posto in particolar modo. Vedo che si vive bene e a me piace personalmente. Vestita di rosa, siamo con? Siamo di Slovacchia. Slovacchia? Sì, sì, non siamo italiani, no. Siamo arrivati prima per il giro. Cosa pensate di questo Cividale del Friuli? Molto bello, bella atmosfera, grande, tutto. E chi vince la tappa? No, io non lo so. Signore, buongiorno, siamo in diretta su Radio Tausia. Allora, com'è l'atmosfera qui a Cividale? Bellissima, molto calorosa, la Cividale è addobbata a festa, bellissima, stiamo solo aspettando. Ecco, voi siete di Cividale? Sì, esattamente. Come si chiama lei? Erika. Alma. Alma. E dunque, dopo presumo andrete a far festa, no? Sì. Sì, senza bere alcolici, sì, sì, facciamo festa così. No? Ecco, così ci piace il Friuli che fa festa. Grazie. Alcolici. Bisogna sostenere, bisogna, animo, dai. Non dire, ci bisogna far vedere, ringraziare per quelli che fanno, che ci hanno onorato di passare col giro. Commento a caldo di questa bellissima Cividale del Friuli. Qui passa il Giro d'Italia? Sì, qui passa il Giro d'Italia, è passato già 3 anni fa, è sempre un'emozione, è molto bello e poi Cividale si presta come cittadina, molto bello. Quindi lei è di Cividale, giusto? Sono di Cividale. Si chiama? Cinzia. Ecco, siamo in diretta con un'altra signora qua del posto, signora, buongiorno. No, sei Chiarniela. Cioè, la signora Chiarniela chi? Di Dula? Ovaro. Di Ovaro, incredibile. Esatto. Come si chiama? Roberta. Roberta, grazie mille. Ciao. Ciao. Radio Tausia l'anno scorso sul Monte Zoncolan, quest'anno a Cividale del Friuli.
Ragazzi, siamo giunti al termine di questa tappa a Marano Lagunare Castelmonte qui a Cividale, dove si respira veramente un'aria incredibile di festa. Vi abbiamo raccontato questa tappa assieme a Max White e Kiko Sound con tante interviste, un'atmosfera incredibile, che dire, magari ci troviamo il prossimo anno sul Monte Zoccolan. Ciao a tutti da Max White e Kiko Sound.